Questo bosco, come vedete, è un bel sempreverde, ma è un inganno e vi spiego il perché. Questo è uno dei posti più favorevoli perché nascano i funghi, porcini, ma non solo porcini. Eppure, nonostante questo, chiaramente perché? Perché c'è l'acqua. Guardate in che stato è questo alveo. Guardate qua. Questa è una sponda, sopra c'è un meraviglioso posto per funghi. Guardate l'altra sponda, dir che è secca e poca roba, ci sono pochissime piante lacustri. E comunque ecco qua la situazione. Come vedete è abbastanza ampio l'alveo. Perché? Perché è qua, poi si scatena un torrentizio che fa danni proprio perché per la copiosità poi della pioggia e dell'apporto di acque anche sorgive, le sorgenti sono tutte secche. Qui c'è una sponda, come vedete, che era stata proprio lasciata per evitare eventuali tracimazioni di questo torrente. Quando c'è sufficiente pioggia, i lati sono sommersi dall'acqua. È un torrente che ha precipizio, quindi che fa anche dei guai. Ora qui è tutta montagna, però va di fuori dall'alveo e questa piana qua, per esempio, è spesso sott'acqua. Questa è la ragione per la quale si trovano i funghi in questa zona. Guardatevi. Insisto a dire la larghezza di questo torrente, proprio perché ha sempre dovuto reggere al regime torrentizio di questo torrente, di questo afflusso di acqua. Ora da piangere. Arrivederci.